Benvenuti in un nuovo episodio di Test & Tell. Io sono Gloria e oggi andrò a testare con voi l'Ultra Fine Brow Pencil and Styler di Fenty Beauty by Rihanna. Si tratta di una matita automatica per sopracciglia che è disponibile in 14 tonalità. Quella che ho scelto io è la Light Brown e potete acquistarla al prezzo di 19 euro negli store Sephora oppure al link che vi lascio giù nell'info box. Ha una scadenza dall'apertura di 12 mesi e contiene 0,07 grammi di prodotto. Il pack è tutto bianco e ha le scritte in grigio e siccome contiene due tappini, perché da un lato abbiamo la matita mentre dall'altro vi è lo scovolino, secondo me è molto carino e anche molto utile che dal lato della matita ci sia proprio una striscetta con il colore. La mina è automatica e retraibile, ma vediamo cosa promette. Rihanna ci dice che questa matita è estremamente precisa e ha un tratto così sottile che permette di ricreare l'effetto pelo per pelo. Promette anche di avere una consistenza né troppo asciutta né troppo cremosa e assicura un effetto naturale. Promette poi una lunghissima tenuta perché la formula è waterproof e quindi dovrebbe resistere a sbavature, sbiadimenti e non dovrebbe colare. L'altro tappo invece nasconde il pennello per sopracciglia, che è totalmente diverso rispetto a quello che si trova in tutte le matite, perché è proprio un pennello, è ovale, molto sottile, tagliato piatto. E Rihanna lo descrive come il miglior pennello per sopracciglia presente sul mercato e dovrebbe essere perfetto per pettinare le sopracciglia secondo la forma che vogliamo e per sfumare il prodotto. Sul sito consigliano di acquistare una shade simile al colore dei nostri capelli e poi di realizzare dei piccoli tratti con la matita sulle sopracciglia per riempirle e di concludere il tutto pettinando le sopracciglia e quindi sfumandole. Non ho applicato nessun fissante sulle sopracciglia, nessun mascara, in modo tale che vediamo esattamente come si comporterà la matita durante il corso della giornata. Sono le 11:33 e inizia ufficialmente il test. Primo aggiornamento, sono le 13:58 e subito dopo essermi truccata sono uscita e nel tragitto da casa mia al posto in cui dovevo andare c'era un caldo madornale. Ho poi preso un caffè in una terrazza sotto il sole. La mia faccia non ha resistito e sono untissima, però le sopracciglia veramente sono esattamente come quando le ho disegnate qualche ora fa. Non si sono spostate di una virgola e sono perfette, non hanno perso di intensità. Per il momento sono veramente molto soddisfatta. Secondo aggiornamento, sono le 17:04. Il mio pomeriggio sta passando tra studio e macchina da cucire. E ho la pelle veramente unta, quindi ho preso un tovagliolino. Adesso me la tampano sperando che le sopracciglia non si spostino. No, soltanto fondo di interno. Nella parte iniziale delle sopracciglia, soprattutto a sinistra, che praticamente ho un buco, io lo vedo che la pelle è un po' compromessa perché è un po' lucida, ma il colore non se n'è andato, è ancora intenso come quando l'ho applicato. Ultimo aggiornamento, sono le 23:04, quindi sono passate quasi 12 ore da quando ho applicato il prodotto. Dal secondo aggiornamento sono stata praticamente tutto il tempo davanti al computer a lavorare. Poco fa mi sono guardata allo specchio, mentre il resto del trucco che ho sul viso a poco mi sta abbandonando, le sopracciglia sono praticamente rimaste intatte. Forse possono aver perso un po' di intensità, ma in un modo molto graduale e molto leggero, perché si vede subito che sono truccate, almeno io lo vedo, però l'effetto è comunque molto naturale. Proveremo a passare una velina insistentemente sulle sopracciglia. Sì, va via perché sul fazzoletto vedo un marrone scuro. Va bene, adesso io mi strucco, ci vediamo tra pochissimo con le considerazioni finali. Ed eccoci qua con le considerazioni finali. Devo fare delle premesse. La prima è che ho acquistato questo prodotto non tanto per il prodotto in sé, ma proprio per lo scovolino, perché è una cosa totalmente diversa. Non ho mai avuto una matita per sopracciglia così nella Makeup Collection e quindi ero molto curiosa. Quando poi sono andata da Sephora a scegliere la mia tonalità e sono contenta di aver preso la Light Brown e non una tonalità più cenere, sono rimasta un po' delusa perché il tratto della matita sulla mano era molto secco e quindi avevo l'impressione che poi una volta applicata mi avrebbe strappato tutti i peletti. Impressione totalmente sbagliata, perché poi una volta applicata la matita aveva la consistenza perfetta. Il tratto è sottile e il colore della matita dipende dalla pressione, quindi mi raccomando, non premete troppo la matita sulle sopracciglia perché altrimenti si spezza la mina. Però se la vostra mano va molto leggera, allora il colore è molto naturale. Più premete, più colora. L'effetto mi piace
piace tantissimo, perché il fatto che io possa proprio modulare l'intensità del colore fa sì che riesca ad avere delle sopracciglia naturali. Io ho delle sopracciglia già molto importanti perché ho i peli scuri e molto lunghi, però in realtà non sono così tanto folte come sembrano, quindi se riesco a colorarle senza sembrare mio fratello sono più felice, e anche mio padre è felice perché non si accorge con le sopracciglia disegnate. Mi piace tantissimo lo scovolino, mi piace però per tenere in ordine le sopracciglia, perché a differenza del classico scovolino che separa le ciglia, questo le rende compatte. Non trovo però che sfumi alla perfezione il colore, perché appunto le rende compatte, quindi nella parte centrale io non riesco a sfumarle bene. La durata mi piace molto, secondo me è di gran lunga superiore rispetto a tutte le altre matite automatiche che ho provato, e quindi sono molto contenta. Però non è teno transfer, quindi è vero che resiste al caldo, al sudore. Io nella giornata del test specialmente ero proprio sudatissima e la matita è rimasta lì, però non la dovete toccare. Allora, a me questo prodotto è piaciuto veramente tanto e la consiglio ad occhi chiusi a chi vuole un effetto naturale o a chi non ha bisogno di grandi cose per sistemare le sopracciglia. Però se avete le sopracciglia totalmente da ridisegnare, io non la utilizzerei da sola, quindi sì, potete provarla, magari potete anche scrivermi in un commentino come vi siete trovati se l'avete già provata, però la associerei ad un altro prodotto. E niente ragazzi, io spero che questo mio primo test and tell della stagione vi sia piaciuto, sono contentissima di essere tornata. Se siete arrivati fin qui commentate con la mia emoji, lasciatemi un commentino e scrivetemi se questo prodotto vi ha incuriosito, se l'avete swatchato in negozio e non vi è piaciuto, fidatevi di me. Il video finisce qua, mi raccomando lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e seguiteci su Instagram. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto, ciao!